politica sommersa sta vivendo momenti un po' turbolenti nelle ultime settimane, uno spostamento del PD a sinistra rispetto al passato ha portato diversi fuoriusciti, tra cui De Micheli, Gorlini, anime di centro che ritengono che il PD non sia più la loro casa. Sì, anche noi abbiamo letto dai giornali e dalle dichiarazioni degli interessati, lo stesso De Micheli e Gorlini, che appunto non si ritrovano più dentro questo PD. L'analisi che noi facciamo è che è evidente a tutti anche chiaramente questo spostamento verso la parte più estrema della sinistra, e con la possibilità che ci sia anche oltretutto un'alleanza con l'Italia dei Valori, che sappiamo bene cosa rappresenta. Noi dell'UDC cosa possiamo aggiungere? Che ci dispiace, perché avevamo sperato nelle elezioni di Calò in un cambio generazionale anche di vedute, di pensiero, quindi uno spostamento semmai verso il centro e non verso la parte opposta. Però ahimè dobbiamo riscontrare che evidentemente ancora Calò non ha ben in mano il partito, lo rappresentano altri luogotenenti e che probabilmente gli dettano la linea politica. Però la considerazione che mi viene da fare in questo momento è quella di dire a De Micheli, a Gorlini e a tutti quelli che oggi si sentono vicini a quest'area di centro, alle nostre tradizioni e alle nostre motivazioni politiche, che l'UDC a Somma è aperto a tutti, ha una casa da offrire a tutti, purché si condividano i nostri valori, i nostri principi. Questa è l'unica cosa essenziale che serve per aderire all'Unione di Centro e al futuro partito che si sta costituendo in questi mesi, che arriverà probabilmente ad abbracciare tutte quelle anime della società civile che sono moderate e che stanno collocate più o meno al centro della vita politica. Quindi possiamo dire che il PD ritiene che questo riavvicinamento a Brovelli alla sinistra sommese sia un ritorno al futuro, molti invece sostengono che sia un ritorno al passato. Ma io, come ho avuto modo di dire anche allo stesso Calò, io non considero Brovelli un estremista e nemmeno un pessimo sindaco. Ho governato per 9 anni facendo dal suo punto di vista alcune cose e dal nostro punto di vista è stato carente su tante. Penso alla prima che mi viene in mente, la questione sulla sicurezza, dove quando siamo arrivati noi nel 2005, io ero assessore alla sicurezza, c'è stata la necessità di istituire un assessorato alla sicurezza, perché dopo 9 anni di governo Brovelli c'erano alcune zone della città dove nemmeno più si poteva circolare. Abbiamo dovuto chiedere l'aiuto della questura di Varese, che ci ha mandato agenti della Criminal Pol, e abbiamo dovuto chiudere le strade e fare degli interventi mirati per andare a debellare queste situazioni dove il territorio non era più sotto nostro controllo, ma sotto controllo di altri. Poi l'altra considerazione è anche questa, che io credo che lo spostamento che si sta verificando del PD sempre più a sinistra vuol dire anche dimenticare alcune di quelle che sono le tematiche fondamentali per la città. L'aeroporto, 9 anni di gestione di Brovelli ci hanno fatto in modo di avere nel 2005 l'aeroporto costruito, finito, e nessuna opera pubblica realizzata per Somma. Vuol dire che le proteste che lui cavalcava portando la gente in piazza, a volte anche all'aeroporto, sono servite a ben poco. Noi crediamo invece che anche in queste circostanze l'aeroporto può avere un senso e uno sviluppo per il territorio, per i cittadini di Somma, purché il territorio riceva da queste infrastrutture quello che serve poi per la cittadinanza e per il vivere Somma.